Il settore della manifattura si conferma in crescita sia a livello nazionale che regionale, con la meccanica e l'automotive a fare da apripista. In Puglia sono attive 23.340 imprese con una previsione di 9.400 assunzioni nel primo trimestre del prossimo anno. Sono alcuni dei dati illustrati in occasione dell'apertura della seconda edizione del Mexpo di Bari, in scena negli spazi della Fiera del Levante. E sicuramente il numero di aziende che hanno creduto nel progetto e che si aspettano oggi di incontrare sia professionisti che giovani. È un momento magico, la crescita del settore sia meccanico che elettronico ci dà modo di essere positivi, i dati sono tutti positivi anche per l'anno prossimo e questo momento di incontro in un territorio così fertile come quello del Sud Italia è veramente necessario. Sebbene i dati siano in positivo, esistono ancora alcune difficoltà da superare. Beh, sicuramente ci troviamo rispetto a prima ad un quadro con qualche incertezza ancora, ma di sicura ripresa. L'incertezza è sicuramente congiunturale, perché oggi la transizione verso l'elettrificazione, verso la digitalizzazione sono fuori discussione, però le modalità e i tempi sappiamo bene che costituiscono ancora un'area di incertezza. E poi c'è il tema delle risorse umane, questo è fondamentale, è un momento molto felice per il nostro territorio, perché la offerta che gli imprenditori stanno facendo ai ragazzi che sono in questo momento inseriti nel mondo accademico è sicuramente superiore rispetto a quello che c'è sul territorio. Quindi bisogna formarsi, ma è soltanto questione di tempo. È importante sottolineare che si vive di meccanica, si crea valore con la meccanica, si crea filiera con la meccanica, così come è stato storicamente negli ultimi 60 anni sulla terra di Bari, che grazie agli insediamenti industriali pubblici, tipo quello del Nuovo Pignone, si è creata filiera, si è creato valore, si sono creati imprenditori, perché oggi gli imprenditori che fanno meccatronica sono ex ingegneri del Nuovo Pignone, quindi attraverso la meccanica, la meccatronica si crea valore, si moltiplica il valore. Le altre industrie sono collaterali alla manifattura meccanica, meccatronica, e quindi bisogna cercare di mettere ordine in questo concetto, in questo aspetto. La maggior parte delle imprese presenti in Puglia ha intenzione di avviare un percorso di crescita e innovazione, ampliando quindi la produzione a nuovi settori. Oggi tutto il settore automotive si trova a un momento di svolta, di trasformazione, e noi stiamo vedendo sul territorio che questo momento di svolta, sebbene crei ovviamente delle criticità anche dal punto di vista dell'occupazione delle persone, la Puglia, le imprese pugliesi, le imprese che sono in Puglia lo stanno vivendo con uno spirito innovativo, e da questo punto di vista la Regione è al loro fianco, insieme naturalmente alle associazioni di categoria, ai distretti, e al loro fianco con degli strumenti dedicati all'innovazione, sia alla ricerca e sviluppo per le grandi imprese, le piccole e medie imprese, ma soprattutto per le micro e le piccole, alla vera e propria innovazione. Tutte le fiere specializzate sono strategiche, sicuramente queste, dopo il SAIE, dopo l'Agri Levante, Mexpe, sono fiere che danno valore aggiunto non solo al nostro territorio, ma valore aggiunto a chi opera e chi lavora e tutto l'indotto in queste, diciamo, poi specializzazioni settoriali. Dunque noi saremo sempre propensi e stiamo lavorando proprio per aumentare questo tipo di attività e usare, far diventare Fiera del Levante veramente un punto di riferimento nel Sud Italia e nel centro del Mediterraneo.